in questa puntata spazio a i centri estivi e dagli appuntamenti del centro. Ben ritrovati ed il più cordiale dei saluti da Nicola Picconi. Nono appuntamento televisivo con Hop e Splash, la trasmissione con cadenza quindicinale riguardante tutte le attività del centro giovanile di formazione sportiva. Con la fine della scuola a giugno tornano le proposte del CGFS, 10 centri estivi in città realizzati con il patrocinio del Comune di Prato per ragazzi di varietà, più due soggiorni fuori porta per un'estate all'insegna dello sport, del divertimento e del vivere all'aria aperta nella natura. Le iscrizioni potranno essere fatte a partire dal lunedì 12 maggio, mentre le attività saranno rivolte a bambini e a ragazzi dai 3 ai 16 anni e dureranno dal 9 giugno al 5 di settembre. Sarà dunque un'occasione per stare in compagnia e fare nuove amicizie, oltre ad un aiuto per le famiglie che dopo la fine della scuola hanno il problema di riempire di contenuti l'estate dei propri figli, con la possibilità di fare piscina, conoscere nuovi sport, appassionarsi con interessanti attività culturali. L'anno scorso i corsi sono stati frequentati da oltre 500 ragazzi. Si tratta quindi di un'iniziativa importante per organizzare il divertimento dei bambini e guidarli in tante attività pensate per la loro età. Ma entriamo adesso nel vivo di questa stagione andando a presentare alcune delle proposte realizzate appunto per l'estate 2014 con il servizio che abbiamo realizzato per l'occasione. Siamo con Giulio Bencini, responsabile del CGFS dei campi estivi. Come saranno articolati e quali saranno le proposte dei campi estivi per il 2014? Allora, il Centro Giovanile di Formazione Sportiva per l'estate 2014 ha tre serie di proposte. Sono una prima il centro estivo classico, quello che copre un servizio in città dal lunedì al venerdì, dalla mattina al pomeriggio, con possibilità anche di avere la mezza giornata, delle attività di camp in città, ossia delle attività sia di vacanza sia di sport. Noi intendiamo sempre lo sport in maniera molto importante, ma anche in maniera ludica, per cui sono delle vacanze sportive in città. E poi c'è una terza proposta, un terzo blocco di proposte che sono dei soggiorni sportivi, ambientali, ludici, sempre fuori città. In particolare quest'anno c'è un camp di volley a Norcenni, a Figline, e all'Abetone un camp, insomma un soggiorno ambientale. A chi si rivolgono i camp e queste attività? Allora, noi ci rivolgiamo a tutte le fasce di bambini e ragazzi. Abbiamo servizi che vanno per i bambini da 3 a 6 anni, per cui noi li definiamo cuccioli, comunque il periodo della scuola dell'infanzia, dove ci sono dei centri estivi dedicati a loro con tutta una serie di attenzioni e di proposte a misura. Man mano salendo con proposte che vanno per la scuola primaria fino ad arrivare alla scuola secondaria, fino a coprire l'età dei 16 anni dell'adolescenza. Per cui abbiamo un ventaglio vario per tutte le esigenze, per tutti i tempi. Per quanto riguarda invece i servizi e i contenuti di questi camp e queste attività che vengono fatte dal CGFS, che cosa trattano? Ma come dicevo prima, i contenuti riguardano prima di tutto la nostra realtà, che è di origine sportiva, però come credo che tutti i pratesi sanno, il nostro avvicinarsi allo sport non è un concetto prettamente agonistico, ma è un concetto dello stare insieme, cioè di un condividere attraverso lo sport un percorso di crescita. In più, logicamente, nell'estate c'è l'attività all'aria aperta, cioè proposte ambientali che possano permettere ai bambini e ai ragazzi di fare attività nella natura. Poi ci sono, come dicevo prima, delle situazioni specifiche dove sia lo sport che l'ambiente sono meno predominanti, penso ai più piccoli che hanno bisogno di ambienti protetti.
In che periodo vengono svolti i camp e le attività del CGFS? Allora, noi copriamo tutto il periodo estivo, cioè tutto il periodo di quando la scuola è chiusa, per cui iniziamo il 9 giugno e arriviamo a metà settembre. Abbiamo una pausa di 2 settimane a metà agosto, ma il concetto è quello di coprire e dare un servizio alle famiglie per tutto il periodo estivo. Infine, ecco, suggerimento e più che altro i termini tecnici per come fare per iscriversi. Allora, le iscrizioni possono essere fatte alla nostra segreteria in via Roma, sopra la piscina comunale. Tutte le informazioni possono essere prese presso il sito www.cgfs.it. Andiamo a conoscere adesso i protagonisti e le caratteristiche dei centri estivi di Villa Fiorelli, Pallavolandia, San Paolo Multisport Camp e Abetone Adventure School. Sì, siamo con Francesco Sanna dei campi estivi di Villa Fiorelli. Ecco, Francesco, cosa si fa nel tuo centro estivo? Allora, nel mio centro estivo faremo un'attività di multisport, laboratori creativi, laboratori scientifici e attività di vario tipo, con tante sorprese per i ragazzi, cercando di coinvolgerli il più possibile e di farli divertire. Ecco, si svolgerà, mi immagino, all'interno di Villa Fiorelli. E che parte della zona verrà coinvolta? Utilizzeremo parte della villa, il parco, e useremo molto probabilmente anche Galceti in generale, con escursioni e attività di survivor, perché il nostro centro estivo quest'anno sarà un po' differente rispetto alle esperienze passate. Che differenza? La differenza è che quest'anno cercheremo di ricreare un videogioco e di trasportare i ragazzi all'interno di un mondo parallelo, dove loro dovranno superare dei livelli con varie attività, vari giochi, sorprese, e alla fine di ogni settimana ci sarà un'esperienza da fare per riuscire ad arrivare alla settimana successiva. In quale periodo si svolgono le attività del centro estivo di Villa Fiorelli? Dal 9 di giugno all'8 agosto e poi dal 25 di agosto al 5 di settembre. Siamo con Paola Fabbri del Prato Volley Project. Ecco, Paola, ci spiega un attimino come sarà e dove si strutterà il campo estivo che riguarderà appunto la tua specialità. Pallavolandia è un centro estivo interamente dedicato alla pallavolo e si svolgerà in due modalità. Viene fatto la vacanza di pallavolo di una settimana a Figline Valdarno, al campo estivo in un villaggio turistico che si chiama Norcenni, Girasole Club. E l'altra modalità invece è il centro estivo giornaliero, che viene fatto agli impianti sportivi di San Paolo, dove c'è le scuole Buricchi, zona Il Pino, e lì viene fatto un centro estivo un pochino più classico, giornaliero, dalla mattina fino al pomeriggio. Qual è il periodo in cui si svolgerà il centro estivo? Il periodo va dal 9 giugno, quindi dalla fine della scuola, fino al venerdì del 25 luglio, quindi coprirà tutti e due i mesi giugno-luglio. Ecco, mentre la differenza fra i due centri estivi, quali sono le particolarità dell'uno e dell'altro? Nel centro estivo giornaliero svolgeremo il torneo Stella, che è un torneo di pallavolo organizzato da noi allenatori del Prato Volley Project, in cui tutti i ragazzi giocheranno uno contro l'altro, dai più piccoli ai più grandi, dai più esperti ai meno esperti, mettendosi in gioco e divertendosi, tirando fuori le loro abilità di qualsiasi genere. E in più il mercoledì andremo in gita, cercando di fare attività più semplici, come andare alla piscina di via Roma, quindi vicino casa, come invece gite un pochino più complesse e articolate, come andare per esempio a Mirabilandia, oppure al Parco Avventura di Gavigno, oppure al Parco Acquatico di Cecina, organizzando quindi delle gite aperte anche a chi non è iscritto a Pallavolandia ma vuole fare questa girata giornaliera con i propri amici. Mentre per quanto riguarda la vacanza di pallavolo, quella è proprio una vacanza residenziale in un centro molto attrezzato, dove ci sono impianti sportivi, piscine e una eccellente animazione che da anni fa da padrona in questo villaggio turistico.
Siamo con Martino Angelini del Camp Sport San Paolo. Ecco Martino, com'è la struttura, come si svolgerà il centro estivo? Sì, il Camp Sport San Paolo si svolgerà presso la piscina di San Paolo. Lì in piscina avremo la possibilità di usufruire anche della palestra di San Paolo e dell'ampio giardino che si trova appunto intorno alla piscina. Quindi noi svolgeremo le attività in tutte e tre in questi spazi. Il periodo in cui si svolgerà? Allora, il periodo si svolgerà dal 30 giugno al 25 luglio. Hanno la possibilità i ragazzi di potersi iscrivere sia full time che part time, escluso il pranzo, part time compreso di pranzo. A chi si rivolge? Allora, si rivolge a tutti i ragazzi, bambini e ragazzi, che vanno dai 6 fino ai 15 anni. Si svolgerà facendo provare una molteplicità appunto di sport, una conoscenza appunto di tutti gli sport che vanno appunto sia dall'ambito della piscina, quindi nuoto, pallanuoto, sincronizzato, subacquea, monopinna, canoa, poi per provare anche tutti i vari sport ovviamente di palestra, quindi pallavolo, pallacanestro, scherma, ginnastica artistica, ginnastica ritmica, e poi fuori nello spazio all'aperto proveremo anche il frisbee, il baseball, il tiro con l'arco, l'orienteering, quindi un'ampia possibilità di provare qualsiasi attività sportiva per i vostri ragazzi. Siamo con Emanuele Miglio del centro estivo Abetone d'Adventure School. Di che cosa si occuperà il tuo centro estivo? Il nostro centro estivo sarà, diciamo, tutto basato, fondato su attività outdoor, quindi orienteering, arrampicata, trekking, mountain bike, piscina, comunque tutto all'aria aperta. Di che persone, insomma, potranno accedere al centro estivo di cui tu ti occupi? Allora, come età abbiamo stabilito dai 9 ai 13 anni, in modo da cercare di avere un gruppo abbastanza omogeneo e poter modulare le attività apposta per loro. Per quanto riguarda il periodo? Allora, saranno le ultime 2 settimane di giugno e le prime 2 di luglio. Diciamo la settimana del camp sarà dalla domenica sera, in modo che i genitori potranno lasciarci i ragazzi la domenica sera, e fino al venerdì pomeriggio. Come sono strutturati i campi estivi dove appunto lavori tu? Allora, fondamentalmente, diciamo, noi avremo come base d'appoggio l'ostello su all'Abetone, dove dormiremo, dove pranzeremo e ceneremo, e faremo anche le attività, diciamo, indoor, la piccola parte che ci sarà. Da lì partiranno una serie di attività quotidiane e in base al numerico dei ragazzi e ai professionisti che saranno lì a lavorare ci divideremo in gruppi per fargli fare appunto queste attività in tutta sicurezza e fargli godere però delle nostre montagne e delle nostre zone di spicco, insomma. Ben ritornati in studio. Ricordiamo che per info ed iscrizioni è possibile consultare il sito www.cgfs.it, mandare un'email a iscrizioni@cgfs.it, telefonare allo 0574 43 621 oppure rivolgersi agli uffici di Via Roma 258 presso la piscina comunale il lunedì, il mercoledì ed il venerdì dalle 8.15 alle 13.30 oppure il martedì o il giovedì dalle 8.15 alle 17. Passiamo adesso infine agli appuntamenti organizzati dal CGFS. Giovedì 8 maggio alle 18 appuntamento con Teen Square. Negli spazi esterni dell'impianto sportivo di San Paolo in via Galcianese 22 si rinnova come ogni anno, a conclusione degli appuntamenti con il trofeo Città di Prato, la performance delle scuole che quest'anno si ispireranno al racconto del Cyrano di Bergerac. Sabato 17 maggio, invece, al Parco di Galcesi, con il patrocinio dell'assessorato alle politiche dello sport del Comune di Prato, con la collaborazione del trofeo Città di Prato e l'associazione sportiva dilettantistica La Banda dei Malandrini, andrà in scena il Galceti Outdoor, la festa ecologica per tutta la famiglia. Bene, è davvero tutto, è arrivato il momento dei saluti, non mi resta che augurarvi un buon proseguimento e darvi appuntamento con Open Splash fra 15 giorni. Da Nicola Picconi, il più cordiale dei saluti.